Comer. Off the ground! Oh, no! He drops the end zone! Fielder has brought him out of their seat! Il Basket Cecina e Radio 675 presentano Sotto Canestro Live. Conduce in studio Marco Puccini. Eccoci qua, ci eravamo lasciati venerdì dicendo ci risentiamo il prossimo anno, anno 2022, con la ripresa del campionato, dopo la partita che si doveva giocare, ma che non si è giocata. Ci ritroviamo nuovamente in studio per questa speciale edizione di Sotto Canestro Live dagli studi di Radio 675. Marco, a te la parola e al tuo ospite. Bene, eccoci qua. Come diceva Enrico, siamo ritornati dopo tre giorni solamente in studio per commentare un attimo quella che è la situazione, quello che è successo, diciamo, a Legnano, dove si doveva giocare la partita fra i Knights di Legnano e la Sintecnica Basket Cecina, partita che non si è giocata. Paolo Elmi era come sempre al seguito della squadra, quindi a lui la parola per darci un pochino un riassunto e qualcosa magari che si è anche mosso rispetto all'intervista che penso parecchi di noi abbiano visto ieri sera, fatta da Tajana, presidente di Legnano. Certamente, voglio premettere che in questa situazione non c'è nessuno spirito polemico di rivalsa da parte del Basket Cecina, ma visto che si rilasciano delle interviste, diciamo, da una parte sola, riteniamo necessario fornire anche quella che è la versione del Basket Cecina di cosa è successo, anche per i nostri tifosi, chiaramente, essenzialmente per i nostri tifosi e anche per il rispetto della nostra società che, come ripeto molte volte, è una società molto molto longeva che sta qui da tantissimi anni, quindi credo che questo ci dia anche la possibilità di avere anche noi la parola. Quindi quello che è successo, cerco di essere conciso e naturalmente do quella che è la versione dei fatti. Allora, noi siamo regolarmente partiti domenica mattina alle 8:30, ci siamo fermati a un ristorante a 200-300 metri dal Palasport di Legnano, abbiamo pranzato, quindi siamo rimasti nella hall del ristorante, che è anche albergo, che ci ha concesso la possibilità di rimanere lì alcune ore in attesa che la partita iniziasse, e in quel momento ci è arrivata, tramite una comunicazione che è avvenuta fra un nostro atleta e un loro atleta, una comunicazione WhatsApp, la notizia che uno di giocatore, un componente della squadra di Legnano, era risultato nella mattina positivo al Covid e che in quel momento stavano, ed erano intorno alle 15:40, stavano ancora ultimando i test anche per tutto lo staff che fa parte dello staff squadra, che sarebbe dovuto andare in panchina, compresi i dirigenti e altri giocatori. Questa notizia ovviamente ha buttato un attimo nel panico i ragazzi, anche perché nel gruppo ce ne sono un paio che sono reduci anche da una situazione che si era verificata l'anno scorso e che ci costrinse poi, in conseguenza di quello, a stare un mese fermi ed a disputare nell'arco di un mese 13 partite che poi hanno determinato purtroppo la nostra retrocessione. La partita mi sembra si giocò a Cesena. Si giocò la domenica a Cesena, considerando che Cesena il mercoledì precedente aveva giocato sul campo di Saminato, che il giorno dopo
risultò, da accertamenti fatti, risultò che diversi componenti della squadra esaminata erano positivi e furono messi in quarantena. Anche all'epoca, a norma di regolamento, non fu possibile rinunciare, perché Cesena al momento della partita la domenica non era stato riscontrato alcun caso di positività. Fatto sta che dopo quella partita ci siamo, diciamo, infettati, sei positivi, squadra messa in quarantena, e quindi quello che è successo è successo. E, oltretutto, la cosa aveva coinvolto anche i familiari di alcuni nostri giocatori che in seguito a quello erano stati contagiati, e quindi di conseguenza noi, arrivati al palazzetto al Pala Bolzani, siamo stati in quel momento informati alle 16:30, come del resto scrive lo stesso presidente di Legnano Taiana, che ci ha informato alle 16:30, e io dico che probabilmente una telefonata a mezzogiorno, quando si sono resi conto che avevano un positivo, l'avrebbero dovuta fare, anche perché probabilmente forse avremmo avuto anche il tempo di assimilare quella notizia, di metabolizzare la situazione e il tempo di convincere i ragazzi comunque ad affrontare una prova. Questo non è stato fatto. Noi lo sapevamo, ma per modo impersonale, non certo per una comunicazione ufficiale. E quindi questo è quantomeno indelicato. Diciamo, non c'è obbligo di farlo, assolutamente no, ma diciamo c'è un obbligo morale che ci dovrebbe mettere tutti di fronte a determinate situazioni. Morale della favola, i ragazzi assolutamente impauriti sono entrati nel palazzetto. All'interno del palazzetto hanno visto che c'era una manifestazione di ragazzi, per amor di Dio, non discutibile dal punto di vista della socializzazione, ma in questo momento particolare il parquet era interamente invaso da ragazzi seduti per terra, con Babbo Natale che distribuiva i regali, con il presidente di Legnano che faceva l'animatore. E quindi si sono posti il problema di dire, qui si entra in un ambiente che dove c'è un positivo, c'è una situazione di questo genere, e si trova anche il palazzetto occupato da tutta una serie di cose, ma è sanificato questo palazzetto, è igienizzato, perché a regola l'igienizzazione doveva prevedere l'uscita di tutti i ragazzi, l'igienizzazione degli impianti e successivamente far riammettere le persone, chiaro. Perché bene, noi ci siamo rivolti in maniera del tutto garbata e corretta al, come del resto si sono rivelati loro, chiedendo se era possibile, visto questa situazione, fare una richiesta congiunta agli arbitri di spostare la partita. Di spostare la partita, firmando una lettera dove tutte e due ci dichiaravamo non disponibili a giocare per questa situazione. Abbiamo avuto un netto rifiuto da parte del presidente di Legnano, dottor Taiana, dicendo che lui non aveva alcuna intenzione di firmare una cosa del genere. Io sono disponibile a parlare con gli arbitri e chiedere che possa essere rimandata, ma noi non firmiamo nulla, niente di ufficiale, via. Perché io mi devo tutelare, non voglio assolutamente rischiare di avere partita persa perché mi sono rifiutato di... Al che io in quella circostanza gli ho fatto presente: sì, tu te hai ragione, ti attacchi al regolamento, però stai attento che il regolamento dice che anche che gli impianti devono essere igienizzati e non credo che questa sia la condizione. Al che
lui si è inalberato dicendo state a vedere una manifestazione di ragazzi, vabbè, è una polemica che voglio comunque assolutamente non intensificare, ma è la constatazione delle cose. Abbiamo interpellato gli arbitri chiedendo di verificare se c'era la possibilità di rinviare la partita. Gli arbitri ci hanno riferito che hanno telefonato ed hanno avuto invece conferma che la partita a termini di regolamento doveva essere giocata, e su questo non fa una piega. C'era un solo contagiato, si è taciuto sul fatto però che la sanificazione dell'ambiente non c'era, non era stata fatta, o perlomeno era stata fatta, ma vediamo poi anche questo aspetto. Al che sono ritornato dai ragazzi, che nel frattempo erano fuori, erano usciti tutti perché non volevano assolutamente entrare. Gli ho riferito la cosa e loro hanno insistito sulla loro posizione di non presentarsi in campo. Io onestamente, io ho consultato anche il presidente, non ci siamo sentiti di obbligarli a giocare, proprio per un aspetto anche morale nei confronti di loro che in definitiva rischiavano la salute per loro e per, successivamente per i loro familiari. E quindi gioco forza abbiamo rinunciato a giocare. Siamo rientrati io e l'allenatore nello spogliatoio. Il presidente di loro, Tajana, ha detto: io comunque mi impegno a scrivere una lettera alla federazione dicendo che noi siamo disposti a rigiocare la partita. A questo punto siamo venuti via. Poi lo ha ripetuto anche nell'intervista. L'ha ripetuto nell'intervista, condendola però con delle cose che non erano del tutto condivisibili. Stamani ho ricevuto la sua comunicazione che ha fatto, come ci aveva detto, non ci è piaciuta molto la forma, perché chiaramente lui tutela esclusivamente la sua società, dove dice che loro avevano ottemperato a tutto quello che era previsto dal regolamento, compreso tamponi, compreso tutto, che era tutto in regola, e io su questo non ho niente da obiettare. E poi conclude dicendo, ergendosi a parer mio a giudice, dicendo: il giudice dovrà provvedere a omologare la partita che a termine di regolamento dovrebbe determinare la nostra vittoria a tavolino col 20-0, ciò nonostante ci dichiariamo disponibili a disputare la partita sempre che l'autorità preposta lo ritenesse possibile. Allora, quindi butta un pochino la palla in mano al giudice della palla della federazione. In mano al giudice e si tiene per sé tutte le ragioni della sua motivazione, no? Certo. Riconoscendo quelle che invece sono state le nostre di motivazione. Che io purtroppo, ricevendo questa comunicazione che lui ha inviato al settore agonistico e al giudice sportivo nazionale, con il presidente abbiamo ritenuto di controbattere, riscrivendo anche noi al giudice sportivo nazionale, al responsabile del settore agonistico, aggiungendo però anche al servizio sanitario della federazione, perché a parer nostro ci sono dei presupposti che non tornano. Infatti nella nostra si dice chiaramente quello che è successo, che siamo partiti alle 8:30, siamo arrivati là, abbiamo mangiato, quindi dopo pranzo abbiamo avuto questa notizia. Si riferisce del fatto che alle 16:30, arrivando al Palasport, abbiamo verificato che era in corso una manifestazione con tutti i ragazzi del settore giovanile in mezzo al campo,
che festeggiavano il Natale con tanto di un personaggio travestito da Babbo Natale con la partecipazione effettiva del presidente di Legnano. Manifestazione che comunque era iniziata ancor prima di conoscere l'esito dei test antigenico a cui erano stati sottoposti tutti i componenti del team squadra. Questo intorno diciamo alle 15:40, come hai detto te, sì, all'incirca. No, sì. Ma loro hanno dichiarato che gli esiti si sono conclusi alle 16:15. Alle 16:15, perfetto. Quindi loro il risultato effettivo, voglio dire, è un problema che non ci riguarda. No, non ci riguarda, perché se loro decidono di farlo è un problema loro, ne risponderanno sì. Loro. Ci riguarda indirettamente. I nostri atleti a quel punto, entrando, si sono visti questa situazione e hanno deciso che di non ritenere sanificato l'impianto per queste motivazioni. Certo. Anche perché noi, visionando le partite di Legnano, e gliel'abbiamo scritto, voglio essere chiaro, una spia, ma siccome Legnano e Tajana in particolare sostiene che lui ha rispettato tutti i regolamenti, gli ho dovuto far notare che non è affatto così, perché lui nelle partite precedenti ha messo in mezzo al campo le majorette, cioè un corpo di ballo, quando sa benissimo che il regolamento non lo consente, non lo prevede, non lo consente. Allora voglio dire, allora, se tu sei un rispettoso dei regolamenti le devi rispettare fino in fondo, certo. Perché altrimenti sei rispettoso solo quando ti comoda. E questo che significa? Significa che all'interno di quell'impianto i ragazzi hanno temuto anche che si potesse ripetere anche una cosa del genere, avvalorando ancora di più l'idea di non giocare. Alla fine, quello che voglio far rilevare è che il nostro non è assolutamente un interesse sportivo, perché se fosse un interesse sportivo noi eravamo già lassù, abbiamo già speso il pullman, abbiamo già speso il pranzo, abbiamo la fortuna di giocare contro una squadra che in settimana ha rescisso il contratto con Sebastiano Bianchi, cioè un giocatore che solitamente entrava nel quintetto. Inoltre gli manca uno dei giocatori della rotazione della squadra, cioè meglio situazione per noi non ci poteva essere. Vai, certo, a affrontare una trasferta contro una squadra che da un punto di vista ha due elementi fuori, diciamo. Quindi ha prevalso cosa? La necessità, come ripeto, morale, di dover salvaguardare la salute giocatori dei ragazzi e familiari. Quindi anche noi ci siamo rivolti al giudice dicendo che il giudice sportivo al quale non vogliamo sostituirci, quindi non abbiamo detto che dovrà, potrebbe anche determinare l'omologazione della partita con la nostra vittoria a tavolino per 20-0 per la mancata sanificazione dell'impianto di gioco. Ma non è questo il nostro obiettivo. Noi siamo disponibili, come loro, a disputare la partita, che fra l'altro ci costerà anche un'altra trasferta, un altro, certo, viaggio e altre spese. Volevo, a tal proposito, molto probabilmente questo che hai affermato non è stato ben recepito dalla società o da Legnano News, che credo sia una testata giornalistica, che dice e titola Cecina chiede la vittoria a tavolino. Assolutamente no. In maniera perentoria, scrivono proprio così. Cecina, quindi Legnano News sta riportando una falsa notizia. Basta che Legnano News, e se ci hanno un indirizzo, gli mandiamo la nota che abbiamo mandato insieme a quella che il signor Tajana ha mandato, e vedranno che noi assolutamente avranno la possibilità di smentire. Non vogliamo nessuna vittoria. Possono avere la possibilità di smentire, possono naturalmente telefonare in trasmissione e noi questa è la nota che il Basket Cecina ufficiale che ha inviato. E rileggo il testo per maggiore chiarezza: il giudice sportivo al quale non voglio sostituirmi potrebbe anche determinare l'omologazione della partita con la nostra vittoria a tavolino per 20-0 per la mancata sanificazione dell'impianto di gioco. Ma non è questo il nostro obiettivo.
e ci dichiariamo disponibili sin d'ora a disputare la partita in data da definirsi laddove l'autorità preposta lo ritenesse possibile. Questa è la risposta, e voglio leggere invece quello che aveva scritto il dottor Tajana, il quale non ha detto che il giudice potrebbe, ha detto che il giudice sportivo dovrà, quindi è lui che si sostituisce al giudice, procedere ad omologare la partita che a termini di regolamento dovrebbe determinare la nostra vittoria a tavolino per 20-0. Quindi la nostra è una risposta a quanto richiesto dal loro presidente, signor dottor Tajana. Quindi forse avrà sbagliato il verbo, dovrebbe, va bene, comunque diciamo, ha sbagliato il verbo, però questo, l'italiano purtroppo è una lingua anche difficile e bisogna saperla usare in tutti i suoi significati. Io onestamente devo dire, mi sono io il basket Cecina si è onestamente sentita presa in giro, perché anche per i comportamenti da lui dimostrati prima della partita, quando si è rifiutato categoricamente di sottoscrivere una mozione comune. Scusa, allora, vedo che Marco Taillè, credo di infolegnanonews.com, ha mandato appunto l'indirizzo mail, quindi ti manderemo il comunicato. Così, naturalmente, essendo una testata giornalistica come lo siamo noi, correggerai ciò che hai titolato. Bene, ritorniamo un attimo qui, Paolo, stavamo... No, dopodiché, non voglio riferire, andare oltre, succede cosa? Succede che oggi lo dico con esattezza, alle ore 14:46, dopo che avevamo mandato la nostra risposta, che comunque nella conclusione arriva a dichiarare la nostra assoluta disponibilità a ritornare a Legnano a giocarsi la partita, certo. Perché noi siamo veramente sportivi, noi diciamo che in quel caso anche con il giocatore diciamo oggi contagiato e positivo che potrà essere a disposizione, ci sono degli atteggiamenti e anche altre cose, noi, tipo sostituire Bianchi, sì, ecco, vabbè, è giusto, però no, è giusto, perché chiaramente che vuol dire se sostituiscono, si giocherà contro Legnano al completo, certo, assolutamente, ma questo non c'è nessuna remora in questo senso. Noi interessa lo sport prima di assolutamente. Tutto, no la vittoria. Noi non abbiamo intenzione, non siamo delle verginelle come qualcuno vuol fare apparire, siamo neopromossi, quando benissimo Tajana è stato presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, non può pensare di fare il neofita della situazione, no? Assolutamente. Perché altrimenti no. Di cosa parliamo? Assolutamente. Parliamo no. Del nulla. Certo. Certamente io vedo che quando scriviamo noi come SPES, scriviamo con 000389. Abbiamo festeggiato 50 anni. Perché il basket Cecina, certo, non è mai morto. Quando invece vedo Legnano e siamo a 54.462. Allora ci anche, sono stati un po' di avvicendamenti. Allora, anche per rispetto della nostra serietà professionale, certo, vogliamo comunque che questa serietà professionale sia considerata nella maniera opportuna. Perfetto. Evidentemente che, ripeto, ricevo una telefonata di improperi che non voglio nemmeno riferire. L'unica cosa più carina è: spero di non vederti più. E io non ho problemi, cioè io posso rivedere tutti, vado con la testa alta, la coscienza a posto e non ce ne frega assolutamente niente se qualcuno non ci vuol vedere. Pazienza, si girerà dall'altra parte. Io non ho nessuna difficoltà a ritornare a Legnano e Tajana non deve avere nessuna difficoltà nel venire a Cecina. Assolutamente. Assolutamente non ce ne sarà. Certo. Io quello che voglio dire
e purtroppo ricordiamo poi... anche che qui Legnano ha fatto anche una Coppa Italia, insomma. Sì, sì, certo. Quindi è stato accolto anche in quell'occasione con molta tranquillità. No, per noi non c'è assolutamente niente di personale, capiamo anche le difficoltà di Legnano, eccetera. Non abbiamo trovato altrettanta comprensione, quantomeno nei comportamenti di facciata, che però sono stati smentiti da comportamenti effettivi. Per cui, voglio dire, noi non abbiamo nessuna... sappiamo benissimo che a termini di regolamento dovevamo giocare, quindi prendiamo le nostre responsabilità, però non è che si voglia far passare che il basket Cecina è quella che è completamente dalla parte del torto, quando assolutamente non è così. Cioè, noi abbiamo il torto di non aver giocato quando il regolamento prevede che si doveva giocare, sì. E questo è un nostro torto. Del resto, ripeto, bisogna anche considerare, e qui bisognerebbe fare un discorso più ampio, che poi ci troviamo a bisticciare fra società quando si sta parlando di un regolamento che è stato emanato a inizio ottobre, in una situazione di contagio diversa, che era completamente diversa dalla situazione attuale. Certo. Se, come si legge, il governo sta ancora implementando le restrizioni, nel senso addirittura c'è l'ipotesi che possano essere sottoposti a tampone anche i vaccinati per poter accedere alle manifestazioni, certo. Evidentemente qualcosa è cambiato, per cui dico, il buonsenso farebbe ritenere che in una situazione del genere, conosciuta all'ultimo istante, quindi senza nemmeno il preavviso da parte della società che a mezzogiorno sapeva di questa cosa e che nemmeno si è degnata di telefonarci, è chiaro che ci siamo trovati, i ragazzi si sono trovati di fronte a una situazione che era molto difficile gestire. Era molto difficile da gestire, assolutamente difficile da gestire. Assolutamente. Quindi, poi con l'esperienza dell'anno scorso, che essenzialmente ingrandisce con quel precedente, certo, per cui certo. Abbiamo cercato con loro di conciliare questa cosa, non è stata accolta dal dottor Tajana questa necessità di poter fare una lettera congiunta, perché lui assolutamente voleva tutelare il suo interesse di dire almeno mi garantisco che sicuramente non ho partita persa, certo. Ovviamente è un suo diritto di farlo, però voglio dire, in un contesto di buonsenso io mi auguro che le decisioni che il giudice vorrà adottare siano quelle di consentire di ridisputare la partita. Sì, che poi alla fine sarebbe quello che entrambe le società hanno dichiarato per scritto, e quindi direi che è anche un impegno sicuramente veritiero, cioè non è un discorso telefonico, ma è una cosa scritta, quindi direi che alla fine appunto sarebbe molto molto importante che il giudice prendesse una decisione giusta. Ecco, questo è un pochino tutto quello che sintesi, noi volevamo dire. È in sintesi la situazione, che voglio dire non è stata facile da gestire, perché assolutamente. È difficile trovarsi. Io vi garantisco che quando non dico nomi, un nostro giocatore è venuto a dirmi che aveva avuto comunicazione dal giocatore di loro che c'era questa cosa, è venuto da me, era sbiancato, certo, terrorizzato. Assolutamente. Quando, siccome dove abbiamo pranzato è a 400 metri dal palazzetto, quindi abbiamo fatto il percorso a piedi, prima di entrare nel palazzetto io sono arrivato, un altro giocatore dei nostri era lì, ho detto che fai? No, io non entro, c'ho la mia mamma, c'ho questo. Cioè, di fronte a queste situazioni non ci scordiamo che, come sottolinea, si parla di un campionato di sportivi dilettanti. Certo, assolutamente. Ma non si parla di un campionato di professionisti dove io posso imporre
in virtù di una professione, una professionalità, certo, si parla di un campionato dilettanti, questo non, certo, non ce lo scordiamo mai. No, no, infatti la cosa, il lato umano e il lato sanitario in questo caso dovevano essere preponderanti rispetto al lato sportivo. Così non è stato immediatamente. Noi speriamo appunto che questo, con lo scritto di Legnano, con lo scritto del Basket Cecina, possa essere ricondotto in una cosa che alla fine poi premia, che è quella del campo, perché alla fine poi i punti si prendono, secondo la mia opinione, sul campo e non a tavolino. Quindi io concludo per quanto mi riguarda invitando il dottor Tajana a prendere atto che può venire a Cecina tranquillamente, sarà persona gradita, nessun tipo di problema. Mi auguro che altrettanto io possa fare andando a Legnano, ma non ho dubbi che ciò sarà possibile, e che capisca che l'intento nostro è stato solamente un intento legato alla situazione del momento sanitaria, ed è evidente che se tu mandi una lettera come quella che hai mandato al giudice sportivo, è evidente che mi costringi a rispondere. Quindi la nostra è stata solo una risposta a una sua, mi permetto, comunicazione impostata in una direzione sola, e quindi abbiamo dovuto correggere e indicare anche qual era la nostra delle direzioni. Assolutamente. Bene, io concluderei dicendo anche quanto comunicato nella pagina Facebook del Basket Cecina, ma lo diciamo a tutti anche i nostri radioascoltatori, che domani anche la cena. Sì, anche la cena natalizia. Noi abbiamo ritenuto di evitare possibilità di eventuali contagi, di assembramenti, eccetera. Quindi la cena è stata rinviata, non annullata chiaramente, rinviata a quando ci saranno, e speriamo abbastanza presto, situazioni migliori dal punto di vista sanitario. Ne avevamo parlato venerdì, ribadiamo, abbiamo così rinviato anche la festa di Natale, quella che invece a Legnano hanno fatto, ma questa è una nostra decisione, non ha niente a che vedere con regolamenti e con altre cose, perché chiaramente la gestione dentro un palasport di un sacco di ragazzini, dai più piccoli, dei genitori, dei nonni, perché sicuramente in questa occasione ci sono anche i nonni a vedere i nipoti, dei ragazzi della prima squadra insieme a loro, di tutti gli allenatori, eccetera, sarebbe stata una gestione molto molto difficile. E siccome siamo a 4 giorni da Natale, e siccome vediamo, e questo non si può nascondere, che in tutte le città, non soltanto quelle grosse, ma anche a Cecina, purtroppo è un continuo vedere delle file per i tamponi al di fuori delle strutture che operano e fanno questi tamponi. Vedi la stessa Salus, dove anche noi mandiamo i nostri ragazzi, vedi la pubblica assistenza di Cecina, vedi tutte le farmacie. Ora siamo a 5 giorni da Natale, vediamo le file fuori, quindi la situazione, come diceva Paolo, non è quella di ottobre, è una situazione ben più difficile, quindi riteniamo di aver fatto il nostro dovere. C'è da concludere, scusa, questa è una precisazione importantissima. È evidente che però noi abbiamo parlato solo di ipotesi, perché il giudice non si è ancora pronunciato. Nell'ipotesi che il giudice si pronunciasse a nostro sfavore, dichiarando la sconfitta a tavolino per 20-0, è evidente che noi faremo ricorso, ma il nostro ricorso non sarà improntato a chiedere il contrario, la vittoria di 20-0 per noi. Il nostro ricorso sarà improntato esclusivamente a ripetere la partita, perché questo è quello che noi vogliamo. E questo lo dico anche ancora di più a precisazione di quanto riportato da
da codesto dalla testata alla quale dopo il basket Cecina invierà. E concludo facendo gli auguri di Natale a Legnano, al suo presidente e alla società di Legnano, a tutte le società che fanno sì, questo campionato, a tutte le società sicuramente, ma in modo particolare in questo caso a Legnano, dicendo che auguri anche al ragazzo che è contagiato principalmente, sicuramente, e mi auguro che non ci siano altri contagiati, certo. Assolutamente, e che assolutamente stiano sereni come siamo sereni noi, perché non abbiamo nessuna intenzione di usurpare partite a tavolino, ma noi vogliamo solo giocare sul campo, sul parquet. Bene, con questo è tutto, speriamo, come detto venerdì, di risentirci il prossimo anno per quanto riguarda questa trasmissione. Per tutte le altre trasmissioni, 24 ore su 24, in nostra compagnia in tutto il mondo. Grazie a tutti. A venerdì 8 gennaio, Marco. Esatto. Venerdì 7. Salvo speciali. Salvo speciali, ma credo che in questo periodo di feste. Per ora diamo gli auguri di nuovo a tutti e ci sentiamo l'anno prossimo. Grazie. Y'all ready for this?